Patrick Nothomb condivide con mio padre il miracolo di essere stato un ottimo genitore senza essere stato figlio. Patrick Nothomb, orfano di una delle famiglie più importanti del Belgio. Infatti mi immagino che Scalfore abbia fatto questo libro in patria. E si trova comunque con una mamma disinteressata. Anche papà perse il padre appena nato, nonna non era disinteressata ma doveva curare gli interessi delle povere terre di San Benedetto, e quindi entrambi sono stati affidati ai nonni. Nonni contadini, quelli di papà. Nonni ricchi, aristocratici, ma con un livello di vita direi darwiniano, in Nothomb. E questo bambino passa dalla Bruxelles, dai nonni materni che lo proteggono, unico bambino della famiglia, alle vacanze estive e invernali con il clan dei Nothomb, che vivono allo Stato Brado. Hanno la Stuf. Al paese nostro si chiamava la Ruttella e la Notte. Praticamente tutti insieme, uomini e animali, in un'unica stanza, nella speranza di riscaldarsi in quegli inverni freddissimi. Patrick Nothomb cresce così, elegante, ma anche duro. Lo vediamo in questo libro meraviglioso, che si apre e si chiude con una scena, un'esecuzione. Patrick Nothomb, ambasciatore in Congo belga, condannato a morte. Si salverà per le sue doti di intermediazione e Amélie Nothomb si fa figlia di suo figlio. Lei, che poi, questo padre, vivrà tantissimo, morirà sotto il periodo del lockdown, e comunque lei lo rigenera con la letteratura, facendone un personaggio di un'eleganza, di una delicatezza, assieme a tutti gli altri parenti, che sicuramente va conosciuto. L'attenzione all'infanzia è proprio tipica di Amélie Nothomb, perché lì si forma l'uomo. Poi altra attenzione al momento del corteggiamento, come scegliere chi amare. Amélie Nothomb consiglia: non innamorarti mai prima di aver visto arrabbiata questa persona, perché tra una normale litigata e quel broncio insostenibile ce ne passa. E poi lo vede ormai realizzato nel momento in cui deve salvare la propria vita per poter poi generare quella di Amélie. Un libro bellissimo, ma non lo dico solo io, l'altro ieri ha vinto il premio Strega europeo. Complimenti anche ai traduttori.